Bentornati su Rete 8, appassionati di cucina anche oggi. Vi saluto in compagnia del giovanissimo chef Tiziano Paolini da Francavilla al Mare. Buongiorno Jennifer, buongiorno. Ciao, a tutti. Allora, presentaci la ricetta di oggi. Allora, oggi giochiamo con il baccalà. Ok, il baccalà e ovviamente non, normalmente si mangia nelle cotture classiche, noi andiamo a fare una cottura più leggera e un po' più armonica. Ok, un prodotto sempre, che a me piace tanto. Io ci vado matto, questo tipo di baccalà specialmente per me è uno dei migliori baccalà che c'è in circolazione e lo andiamo a fare sfogliato. Sì. A vapore, okay. Se si ha a casa un forno a vapore si fa il forno, se no si fa in una vaporiera oppure metodo classico si scende in acqua bollente. Okay. Dobbiamo privarlo ovviamente della pelle perché sennò poi si attacca tutta la carne. Okay. L'andiamo ad adagiare, quindi è un antipasto freddo, lo andiamo ad adagiare su un estratto di cetriolo. Wow, che bell'abbinamento! Molto fresco. Sì. Ci abbiniamo delle mandorle pelate e leggermente tostate, sì, con un po' di zucchero, così andiamo a bilanciare la sapidità del baccalà. Wow! Una cipolla di Tropea rossa che la andiamo a scendere, a affogare in acqua con un po' di aceto di ciliegia, sì, che poi la andiamo a scagliare, e della stracciatella, wow, per armonizzare un po' il piatto. Anche qui. Semplice, fresco, colorato, come sì, sempre. Pochi ingredienti, però ben, diciamo, armoniosi tra sì, loro. Sì, a gusto mio, sì, insomma. Bene. Perfetto. Allora, praticamente il primo passaggio che dobbiamo fare qual è? Dobbiamo... Per la cottura del baccalà. Sì, dobbiamo spellare il baccalà e metterlo subito a vapore per... Okay. 4-6 minuti in base allo spessore del baccalà. Vi accorgerete che si deve scagliare il baccalà, quindi okay, si sfoglierà da solo. Okay, no, cerchiamo di non far passare troppo la cottura, se no tende a essere troppo tenace. E diventa anche un po' stoppaccioso, sì, poi il baccalà. Sì. Okay. E poi subito dopo, cioè, oppure mentre facciamo il baccalà a vapore, facciamo l'estratto di cetriolo, okay, ci vogliono proprio 2 minuti, okay, e affoghiamo la cipolla e impiattiamo. Facile, perfetto, facile. Ebbene, siamo pronti per impiattare il nostro baccalà sfogliato. Siamo pronti. Iniziamo, Tiziano. Allora, Jennifer, ti faccio vedere il risultato. Ecco perché è sfogliato, perché sì, si creano tutte queste si piccole foglie. Bravissima. Vedi come sì, si è già staccato un po' da solo. E ora lo andiamo... Quanto profuma. Ad adagiare. Vedi come rimane sì, bello? Sì, sì. Non è quella cottura troppo... passata. Secondo me questo è un prodotto eccellente. Sì. A me piace tantissimo, veramente tanto. E oggi si riesce a preparare, a cucinare in un modo giusto, perché fino a poco tempo fa, insomma, non era facile trovare un buon baccalà. Sì, infatti. Perché erano tutti, innanzitutto, vabbè, dovevano essere dissalati e non tutti riuscivano a farlo bene. È vero. E poi venivano magari o troppo cotti e quindi diventavano comunque... veramente legnosi. Sì, c'è l'idea di far... stracuocere il baccalà, esatto, in questo no, sugo, oppure anche quando si fa l'insalata di baccalà con i peperoni, sì, esatto, lì immergerlo in quest'acqua per un quarto d'ora, lì vedi tutta quella schiuma, sì, esatto, che quel, esatto, quell'acqua bianca e tutto il sapore del baccalà e tutti esatto, i valori nutrizionali esatto, del baccalà. Invece noi facendolo a vapore abbiamo mantenuto il più possibile la morbidezza e il sapore del baccalà. Infatti a me dava quasi fastidio prima mangiarlo in quel modo, perché proprio dava proprio fastidio masticarlo quando era così certo, stoppaccioso, cioè non era gradevole. Sono d'accordo. Pur essendo il sapore molto buono. Sì, quindi... perché poi comunque si impregnava di pomodoro, peperone, cipolla, certo, quindi mangiavi, esatto, si sentiva il baccalà, esatto, però comunque esatto, ma questo mangiavi dimostra, anche altro. Cioè questo dimostra come la tecnica in cucina è fondamentale per certo, valorizzare per la materia cose, prima, sì, altrimenti magari andiamo a rovinare tutto, quindi è importante. Allora, l'abbiamo sfogliato, leggermente un pochino di olio. A crudo, che per meraviglia, questo poi leggerissimo perché sì, cotto a vapore. Condito a crudo con olio d'oliva, cioè ma estratto veramente... di cetriolo senza cioè, nessuna... anche, è anche un piatto dietetico, un piatto dietetico, sì, ma secondo me non sì, si vede però, sì, è dietetico. È poco calorico, dai, veramente sì, pochissimo, è cioè baccalà è leggerissimo e l'estratto, l'estratto di cetriolo è... non ne parliamo, cioè è zero. È natura, natura pura. Cipolle, mangio, cipolla perfetto, sbollentata. Ecco, l'unica cosa la stracciata... E la però... mandorla che è, diciamo, frutta secca, però... Ma sì, però quante ne ci metti? Serve. Ce ne va sempre la giusta proporzione, pochino, certo. Esatto. Bene, bene, bravo. Allora, abbiamo come bisogno vedi, di questi piatti in previsione della stagione estiva. Allora, mettiamo questo. Arriva un profumo di fresco da questo estratto. Puro cetriolo. Andiamo. Ok. Andiamo ad aiutarci una pizzetta.
assaggiavo il baccalà, un po' come si vuole. Ma come ti è venuto in mente questo piatto, Tiziano? Beh, io, come tutti i miei colleghi, sperimento di continuo. E partendo dalla base comunque del baccalà sfogliato, che spesso me lo facevano condire con pomodorini, olive, capperi. In maniera un po' più classica. Sì, ho voluto provare, sempre perché comunque amo il colore, provare qualcosa di più naturale. Io amo il cetriolo perché comunque pomodoro e cetriolo spesso ci facciamo l'insalata. Certo. E siccome col cetriolo facciamo un'altra preparazione, sì. Io ho un vizio in cucina dopo il servizio, ma anche mentre lavoro, mangio, si vede, stuzzico, quindi passo, prendo un pezzo di baccalà, passo, prendo un pezzo di pesce crudo, in questo caso questo estratto di cetriolo che ci facciamo un'altra cosa, lo sorseggiavo, quindi lì a volte crei dei piatti in bocca. Ok, quindi hai preso casualmente un pezzo di baccalà, un po' di cetriolo, sì. Cavoli, però stanno bene insieme. Bravissima. E da lì ho detto, ok, pensiamoci. Che bello. Ci ho lavorato e abbiamo creato questo piatto. No, oh, ecco, mi piace un po' indagare su come nascono i piatti. Sì, io tanti piatti li creo così, comunque assaggiando un prodotto, assaggiando un'altra cosa e escono questi piatti. Poi ovviamente a gusto mio sono buoni. Anche a gusto mio. Questo perché comunque mi piace, cerchiamo sempre di rispettare gli ingredienti. Quindi, come vedi, il baccalà, l'estratto di cetriolo. Poi abbinamento classico del baccalà con la cipolla. Sì. Insomma, c'è anche la tradizione in questo piatto. Certamente, ovviamente rivisitata e curata nel dettaglio. Andiamo a bruciare un po' la cipolla col cannello, se non si ha il cannello a caso ovviamente, la andiamo a scottare in una padella. Ok, la tostiamo in padella, la facciamo in padella. Questo per dargli comunque un tono di griglia, un po' di fumo, un po' di bruciato. Okay. Anche perché devo dire che comunque le cotture, cioè l'estratto è molto leggero, la cottura dà anche un po' di carattere secondo me, questa cipolla. Questo si spinge. Conferisce un po' di intensità al sapore. Eccolo qua. Andiamo. Infatti arriva un profumo incredibile di cipolla grigliata proprio. Ok, così andiamo a metterci qualche mandorla. Immagino le signore a casa o i mariti, oddio, ma quello è il baccalà, ma quello è pazzo, che sta facendo? Perché? Dici, ma... Bisogna sperimentare, sono d'accordo con te, anche perché insomma tu sei molto giovane e quindi è giusto. Beh, dipende dai punti di vista, dai. Beh, dai, 33 anni? Sì. Gli anni di Cristo. Bravissimo, quest'anno sì. Ok. Wow, che bello. Senza esagerare, sempre un filetto di olio a crudo. Ed eccolo qua, il nostro baccalà. Baccalà sfogliato su estratto di cetriolo con cipolle grigliate, mandorle e stracciatella. E stracciatella. Bellissimo questo piatto. Grazie. Tiziano. Poi un piatto, devo dire, a gusto mio, perché a me piace tantissimo il cetriolo, mi piace tanto il baccalà e non lo so, è un piatto che secondo me anticipa perfettamente la stagione estiva. Sono d'accordo, perché piatto il profumo del cetriolo così. Molto molto estivo. Sì. Perché è fresco, si mangia comunque a temperatura ambiente. Perfetto come antipasto, però secondo me anche come secondo piatto. Anche come secondo, sì, aumentando leggermente un po' più la porzione. La porzione. Si può mangiare come secondo. E grazie Tiziano a te, Jennifer, per questo piatto. Sempre un piacere. Grazie a tutti voi per essere stati insieme a noi. Vi ricordo che potete vedere tutte le nostre puntate su YouTube, sulla nostra playlist. Cercate Chef in Cucina. L'appuntamento con noi è quotidiano. A domani. Ciao. I chiodi di garofano, perfetti per l'inverno perché si sposano tanto con le zuppe, con le tisane, hanno delle proprietà antisettiche, aiutano nella circolazione. In più, masticati aiutano a rinfrescare l'alito. Thank you.